una serata ricca di magia è stata quella offerta ieri da Ginevra Gilli, accompagnata da Federico Chiofalo, nel primo dei due concerti dedicati alla musica irlandese e svoltisi nel parco di Villa Piccola a Capo d'Orlando. La magia dell'arpa e dei suoni medievali del nord Europa è quella di un luogo incantato in cui regnano ancora i sogni immortalati da Casimiro Piccolo. Ma in questo luogo di elfi, di magie e di incanto non poteva che essere così. Quindi pochi concerti, ma di grande qualità. Irlanda e Sicilia sono due terre estremamente simili, molto più simili di quanto si creda. Tant'è vero che anche il simbolo è lo stesso, il Triskeles, ce l'hanno in Irlanda e ce l'abbiamo anche noi. In questo posto poi l'energia è stata veramente meravigliosa. Un progetto che lega anche la musica etnica italiana, in questa sera abbiamo sentito pezzi pugliesi. Esatto, esattamente sì. Io ormai sono 5-6 anni che faccio questo repertorio e da quando ho conosciuto lei abbiamo deciso di mischiarlo e unire queste due terre così apparentemente lontane, ma invece secondo noi c'è molto di simile. Dopo il successo del concerto di Ginevra Gilli, la rassegna Nebro di itinerari musicali curata dall'associazione culturale Partenia, da un'idea di Elia De Grasso, si chiude domani alle 21 col concerto di Naomi Berril, violoncellista e cantante irlandese, che proporrà un repertorio da lei arrangiato dal barocco al pop. Venerdì ci sarà una violoncellista e cantante irlandese, si chiama Naomi Berril, e presenterà un'Irlanda diversa. Questa sera abbiamo avuto un'Irlanda magica, l'Irlanda delle fate, l'Irlanda dei bardi, dell'arpa celtica, e invece con Naomi Berril avremo un'Irlanda diversa, folk e anche pop.